Nel 68 ero alla facoltà di medicina, secondo anno, e devo dire quello che per me è stato il 68. È stata una scoperta, è stato un momento di rivelazione sia della politica che del mondo e mi è servito fondamentalmente per capire che cosa succede al di fuori di quella che era l'interpretazione, come dire, tradizionale. Il 68 mi è rimasto dentro come una specie di nucleo importante che in qualche modo ha indirizzato e condizionato il resto della mia vita, nel senso che in quegli anni le contestazioni a medicina, all'interno delle contestazioni più ampie, andavano a toccare alcuni elementi fondamentali che poi riguardavano, avrebbero riguardato la professione. In particolare, c'era una messa in discussione, una contestazione del ruolo del medico, del rapporto medico-paziente, dell'uso di classe della medicina e delle scienze mediche, così come veniva individuato il fatto che la medicina all'interno delle discipline scientifiche non era e non giocava un ruolo neutrale, ma era sempre un qualche cosa che si muoveva a favore di qualcuno e contro qualchedun altro. Diciamo che questa è stata forse la scoperta più importante che io ho fatto, visto che mi ero iscritto convinto che la scienza fosse qualcosa di neutrale che serviva a tutti. E in effetti è stata da quell'esperienza di quegli anni, di quelle non solo contestazioni pubbliche e così via, ma anche dalle discussioni che si facevano in gruppi di lavoro più ristretti, da quei momenti che sono nati poi tutta una serie di altre esperienze. Sto pensando in particolare a medicina democratica, a psichiatria democratica, a tutti quei movimenti che in qualche modo hanno trasformato poi il ruolo della medicina a livello sociale. Io poi, ovviamente, negli anni successivi ho dato la mia opera e la mia attività con medicina democratica, ma in effetti è stata lì che è nata la mia scelta fondamentale, cioè quella di scegliere all'interno delle specializzazioni di medicina di fare il medico del lavoro. Fare il medico del lavoro significava una scelta ben precisa, andare all'interno dei luoghi dove si creavano le contraddizioni tra capitale e lavoro, cioè all'interno delle fabbriche. Andare a vedere direttamente in quei luoghi cosa succedeva e come veniva consumata la salute dei lavoratori, ovviamente per arricchire un numero ristretto di persone. Questa è stata la mia scelta, ma non è stata la mia scelta individuale. In quegli anni, dalle contestazioni di quegli anni, soprattutto a Trieste, si sono sviluppati alcuni, come dire, indirizzi, interessi particolari. In particolare a Trieste si è sviluppata la medicina del lavoro, la psichiatria con tutta l'esperienza successiva, quella che sarebbe stata ovviamente di Basaglia, ma anche la pediatria democratica, il rapporto tra genitori e figli, in qualche modo una revisione complessiva non solo della medicina, ma anche dei rapporti sociali al cui interno la medicina, come ho detto, interveniva e sicuramente in maniera non neutrale. Le discussioni all'epoca erano molto ideologiche, se vogliamo, ma l'elemento positivo che ha trovato, secondo me, hanno trovato quelle discussioni sulla medicina è stato proprio quello di trovare poi degli sbocchi estremamente pratici, estremamente operativi nella prassi quotidiana di molti operatori. Che poi, indipendentemente dal fatto che abbiano svolto attività o meno politiche, sicuramente si sono ritrovati tutti impegnati a costruire un modo diverso di fare medicina, un modo diverso nel rapporto medico e paziente. Quindi in qualche modo ha cambiato all'epoca la medicina che era estremamente tradizionale e tradizionalista, basata su rapporti di potere molto baronali. Questo è stato, a mio avviso, il ricordo più importante della contestazione dei movimenti, delle lotte di quegli anni. Poi molti di quelli che vi hanno partecipato hanno preso strade diverse, ma molti di quelli che hanno fatto medicina hanno mantenuto in qualche modo gli ideali, le prospettive
che si sono aperti in quegli anni in tutto il loro percorso professionale successivo, cercando di creare una medicina, se vogliamo, più umana, più sensibile e meno discriminante nel futuro.